Camminare i pochi chilometri che separano Arezzo da Lucignano è un piacere, perché Lucignano è sempre un paese straordinario, e poi ci sono gli amici come Susanna e Fabrizio che ci fanno sempre vedere, ammirare dei piatti straordinari. Susanna, questa volta? Oh, questa sera vi presento un secondo piatto, che sono delle costolette di agnello con una crosta di grissini profumata al timo, accompagnati da dei carciofi fritti, dato che adesso è la stagione un po' dei carciofi, e poi abbiamo il nostro mitico tortino al cioccolato, chiamato anche cuore morbido al cioccolato. Non lo guardo. Che serviamo con una gelata al pistacchio. Andiamo con ordine. Costine di agnello, come le fai? Sì, allora le nostre costine vengono inizialmente leggermente spadellate, profumate con dell'aglio e del rosmarino e sfumate con del vino bianco. Una volta che abbiamo fatto questa operazione, le mettiamo in una teglietta e le passiamo in forno insieme alla loro crosticina di grissini e profumati al timo, e sinceramente c'è anche dei pinoli dentro, diciamolo. E li passiamo 3 minuti in forno. La cottura tendiamo a mantenerla rosa, perché secondo noi l'agnello è leggermente più gustoso, sicuramente meno tenace quando è un pochino meno cotto. E anche in questo caso gli agnelli sono agnelli qui dei dintorni, perché lo ripetiamo fino all'esasperazione: i nostri prodotti non hanno uguali. È vero, cerchiamo anche qui, anche se è molto difficile riuscire a trovare questa tipologia di porzionatura, però cerchiamo di reperirla con costanza. E poi ci sono i carciofi. L'accompagnamento l'abbiamo fatto con dei carciofi. Il carciofo fritto per me è una cosa che non ha uguali, per cui carciofo fritto. E per chiudere il pasto, che dire? Per chiudere, anche riusciamo a conquistare anche non golosi con questo tortino al cioccolato. All'interno rimane morbido, quindi una volta che uno l'apre è sempre un po' una sorpresa, perché uno non sa mai, dice, come sarà, e poi quando lo apre è vero, qualche volta può tradirci e rimanere leggero, non proprio lacrimante, diciamo così, non proprio morbidissimo, però insomma. Il cioccolato è fondente al latte? È un cioccolato italiano, è un cioccolato fondente al 72% di cacao, e ha una particolarità questo tortino, che mi preme dire, che è un dolce che va benissimo anche per i celiaci, perché non contiene assolutamente farina e nessun altro prodotto che possa danneggiarli, diciamo così, che possa fargli male. E poi il gelato al pistacchio. Pistacchio, gelato lo facciamo noi, il pistacchio. Ecco, il pistacchio questa volta non è il vostro, diciamolo, confessiamo. No, però è un pistacchio di Bronte, una delle eccellenze italiane. E, semplice anche in questo caso, la purea di pistacchio e latte, basta. Non c'è. E qui abbiamo due abbinamenti da fare. Partiamo dall'agnello. Fabrizio, che vino hai scelto? Partiamo dall'agnello e rimaniamo però molto vicini a noi. Siamo nel Val d'Arno, azienda agricola e la fattoria di petrolio. Ho preso il torrione. Torrione è sangiovese e merlot. Passa in barrique, come ormai tanti dei nostri vini. È un vino che ha dei tannini estremamente morbidi e chiaramente la prevalenza di Sangiovese in questo caso si nota molto. D'altra parte i nostri vini hanno tutti il Sangiovese, non c'è vino toscano che non abbia il Sangiovese. Sicuramente è la base di tutti i grandi vini della Toscana, il Sangiovese. Per il dolce invece hai sconfinato. Sì, per il dolce è il dolce che mi ha fatto sconfinare, nel senso che l'abbinamento con il cioccolato, per l'abbinamento con il cioccolato bisogna andarsi a prendere dei vini che non ci sono in Toscana. Ho scelto un risciotto di Allegrini. Il risciotto è fatto di corvino e rondinella. La caratteristica di questo risciotto è che ha dei profumi di sentori molto molto speziati, che virano alla cannella e al cioccolato. Ecco, non è facile poter abbinare un vino rosso al cioccolato. Fabrizio ci è riuscito, quindi che dire, Fabrizio,
appuntamento alla prossima puntata con un'altra invenzione. E Susanna, te preparati bene, perché la prossima settimana siamo vicini a Natale, vedremo cosa ci tiri fuori. Va benissimo.